Bentornati amici e amiche di BPM Power, io sono Amedeo e sto tenendo in mano un dispositivo molto desiderato, il Redmi Note 8 Pro di Xiaomi, un'azienda cinese che negli ultimi anni ha avuto un successo veramente veramente notevole anche sul territorio nostrano. Per dargli un'occhiata ho qui con me la mia collega Eleonora. Ciao a tutti! Nella scatola, oltre al telefono, troviamo il cavo USB, la presa a muro e ovviamente non può mancare il libretto delle istruzioni. All'interno del nostro Xiaomi Redmi Note 8 Pro c'è un processore octa-core Helio G90T, 6 GB di RAM e 64 oppure 128 GB di memoria a seconda del modello che avete deciso di acquistare. La memoria del telefono utilizza la tecnologia UFS 2.1 che lo rende più veloce nella lettura e nella scrittura dei dati rispetto ad altri smartphone della stessa categoria e questo è un grande vantaggio. Inoltre la memoria espandibile utilizzando uno slot ibrido che si trova sulla parte laterale inserendo al posto della nano SIM una micro SD. Il telefono è inoltre ovviamente compatibile con lo standard Bluetooth 5.0 Wi-Fi dual band e addirittura il classico e vecchio e sempre apprezzato jack da 3,5 mm per le cuffie. Il Redmi Note 8 Pro inoltre è dotato di ben 4 fotocamere. La prima, questa qua, è una 64 megapixel che è dotata di una tecnologia che si chiama pixel binning, che è capace di praticamente unire più pixel in un unico scatto, praticamente va a creare un'unica immagine da 12 megapixel da uno scatto da 64. Rimanendo in ambito fotografico, vi ricordo che il Redmi Note 8 Pro è dotato di intelligenza artificiale e HDR automatico. Questo significa che con le foto scattate dalla fotocamera principale, quindi non con il teleobiettivo né dalla terza, che dovrebbe essere il grandangolo, l'intelligenza artificiale va a migliorare la resa della foto e l'HDR migliora i colori in generale. Inoltre, il Redmi 8 Pro ha uno schermo da 6,53 pollici, come potete vedere, con una diagonale veramente particolare, 19 noni. In alto c'è un piccolo notch a forma di goccia che integra la fotocamera frontale. Al di sopra potete vedere invece l'altoparlante, ce n'è anche un altro al di sotto e poi l'entrata USB-C per caricarlo. La risoluzione è Full HD+. In più il vetro è il classico Gorilla Glass che abbiamo imparato ad apprezzare sia nei dispositivi Apple che nei dispositivi Android di svariate marche come Samsung o Huawei. Probabilmente è uno dei materiali migliori mai utilizzati per creare uno smartphone. Inoltre il nostro Xiaomi Redmi Note 8 Pro non ha più il sensore di impronta digitale, o meglio non ce l'ha sotto lo schermo, in realtà è posizionato sul retro esattamente come le più vecchie generazioni. È stato sacrificato probabilmente per permettere ad avere un prezzo più accessibile al telefono. Altra cosa sacrificata è il pannello, che non è più un AMOLED come i modelli superiori, ma è un pannello IPS, quindi un telefono che ha una discreta gamma di contrasti e luminosità, ma che non riesce comunque a competere con gli smartphone di gamma più alta. Si fa comunque valere. Concludendo, lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro abbandona qualche punto fermo dell'azienda, come il sensore di impronte digitali sotto il vetro o lo schermo AMOLED, per offrire un prodotto più accessibile, meno caro, ma decisamente abbordabile e in grado di dare concretezza quando serve. La memoria è molto più veloce, il sensore NFC vi permetterà di effettuare pagamenti praticamente ovunque, la batteria di dimensioni generose permette una lunga autonomia e le fotocamere rendono benissimo. Insomma, sacrificare un po' di qualità di schermo e un pochino di accessibilità mettendo il sensore di impronta digitale sul retro non è una gran perdita confronto a quello che Xiaomi è riuscito a darci. Il telefono lo trovate ovviamente su bpmpower.com. Se lo possedete, diteci che cosa ne pensate nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciarci un mi piace sulla pagina Facebook e anche un mi piace sul profilo Instagram. Da Amedeo e Eleonora, ciao a tutti! È tutto, grazie!